anno nuovo, ma trasmissione vecchia, quindi il commento di Stefano Buson. Ma non è quello venuto da noi ospite? Non portiamo bene più. Ti basterebbe un gol e la felicità scoppia dentro di te. Un gol, forza, soltanto un gol, per 7 giorni avrai. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con Parliamo di Calcio, come tutti i lunedì alle 20.45 su Videostar, per andare a vedere insieme quello che è successo sui campi di Serie D e di Eccellenza. E per farlo con noi ci sono Manuele Sorti, centravanti al Mapello, che è rientrato giusto ieri, sì, dopo l'infortunio. Buonasera a nota tutti. Positiva. Il rientro e basta il risultato, non troppo. E Marco Slanzi, che invece ieri era a riposo, tutti. Giusto? Ieri sì. Ti sei visto la partita dalla tribuna? Ah, sì. Il 3-0 rotondo sul campo della Colonia. Meritato, una bella vittoria. E però andiamo forse non così semplice come potrebbe dire il risultato. Primo tempo è stata una partita giocata alla pari, dopo il secondo tempo siamo usciti noi e abbiamo meritato, non c'è niente da dire. Poi andremo a vedere anche il girone C di Eccellenza. Qui in studio Daniele Passamonti. Ciao Federica, buonasera a tutti. Giulio Ghidotti, che buonasera, sostituisce uno squalificato. Ce l'abbiamo anche uno squalificato questa sera. Stefano Buson, squalificato per erronea notizia data lunedì scorso. Poi correggeremo, faremo una... non guardarmi così male, Clara. Clara Campi, naturalmente. Lei su Facebook potete tranquillamente contattarla e passarle i messaggi relativamente al calcio. Sì, di calcio. È un tema anche questa sera. Devi sottolineare. Lunedì scorso l'hai lanciato tu il tema, vuoi lanciare un altro tema questa sera? No. Rimaniamo sul calcio. Ma me le devi dire prima le cose, cioè non è che io posso venire qua in studio che mi sto guardando il mio Facebook e tu mi dici lancia un tema, non lo so. Pensaci, okay. Nell'arco della giornata, però legato alle vicende calcistiche. È quello il problema. Suggerire, sennò... c'è Giulio lì accanto, può suggerirti qualche cosa. E Bobo sempre felice di essere da solo, giusto? Sempre, così non c'ho più il giornalaio che mi fa a far venire gli incubi a lunedì però sera. Però secondo me se ci fosse stato lunedì scorso, voi quella notizia falsa, tendenziosa, non l'avreste data. Colpa di Bruson. Colpa di Bruson, infatti l'abbiamo squalificato e non c'è questa infatti sera. Infatti dopo mi dai la possibilità a rettificare. No, te la do anche subito, guarda, se vuoi rettificare. Ma niente, lo sai bene che Bruson ha detto che Troiano se ne andava da Voghera, invece mercoledì mattina ho ricevuto una telefonata al direttore generale che sconfessava questa affermazione da parte di Stefano Bruson, sottolineo Stefano Bruson, okay, che diceva che forse si sono confusi, che forse il troiano che dovrebbe andare via da Voghera è suo figlio e non lui, perché lui rimane saldamente alla guida della Siamo società. Stati anche fortunati perché di solito ci segue lunedì sera, ma lunedì non poteva, se no ci avrebbe sicuramente chiamato in diretta e ce ne avrebbe, non avrebbe chiamato 4, sicuramente avrebbe martedì meritato. Mattina. Scusa? Mi avrebbe chiamato un martedì mattina alle 5. Avrebbe chiamato martedì mattina, dici che non sarebbe intervenuto. Per invece, se volete intervenire, 348, campeggiava sulla testa di Bobo prima, il numero di cellulare, 348-288-5880 per mandare i vostri sms e per intervenire in trasmissione. Noi andiamo a vedere i risultati. Girone B di Serie D, dove continua la corsa della prima e della seconda, che dopo lo scontro diretto di sabato scorso si sono aggiudicate una vittoria a testa, decisamente impegnata. Quella della Caronese sul campo del Pontirola, dove la squadra di Cotta ha vinto 4-3, sembra almeno dal risultato più agevole invece la vittoria del Pergolettese con l'Olginatese, che ha vinto 2-0 in casa. Poi c'è stato il rotondo 4-0 del Segno sul campo del Sant'Angelo, che non è detto che salvi la panchina di Brescia, il 3-1 del San Giorgio con Mappello Bonate, che vinceva 1-0, poi ci faremo raccontare da Manuele come è andata, il 4-1 del Voghera col Trento, e poi ribaltando riprendendo dall'inizio la vittoria dell'Alzanocene, la prima vittoria casalinga dell'Alzanocene con l'Atletico Montichiari 2-1, la vittoria del Caravaggio con la Pro Sesto 1-0, il pareggio del Darfo con la Castellana 1-1, la vittoria dell'Ecco con l'Aurora Seriate 2-1 e la gara non disputata fra Folgore Perginese e Mezzo Corona, ma a Mezzo Corona qualcosa è successo e poi ve lo racconteremo. Classifica quindi vede sempre in testa la Caronnese 32 punti, la Pergolettese a 30, il Pontisola a 27, il Voghera si è fatto sotto a 26, l'Olginatese a 24 e l'Ecco a 21, Caravaggio 19, Mappello Bonato 17, Aurora Seriate Pro Sesto a 16, Seregno Alzanocena a 15, Atletico Montichiari a 14, Darfo e San Giorgio a 13, Mezzo Corona che è una gara da recuperare a 12,
Castellana 11, Sant'Angelo a 10, Folgore Perugianese a 9, anche qui con una gara da recuperare, e chiude il Trento con i suoi 7 punti. Non abbiamo il commento di Stefano Buson, giusto? Ho fatto due dati statistici giusto per avviare la discussione. In modo meno vivace di Stefano. Sì, un solo pareggio in questa giornata, un dato abbastanza curioso, anche se appunto, come abbiamo detto, con una partita in meno. 6 vittorie delle squadre in casa e 2 delle squadre in trasferta. Quindi non so, la prima domanda a sorti potrebbe essere: il fattore campo ieri ha tenuto, magari a differenza di altre volte, no? Sì, come spesso accade, il fattore campo è comunque sempre importante. Dopo bisogna vedere anche dove vai a giocare. Ieri è stata una giornata caratterizzata comunque anche dal maltempo, dove si è trovato comunque dei campi un po' non agevoli, quindi si poteva sia vincere che perdere. Penso che sia solo una casualità il fatto dei 6 risultati delle squadre casalinghe. Io ricordo la prima vittoria della Zanoceni in casa, la prima sconfitta in casa del Pontisola c'è stata anche, e la prima sconfitta invece in campionato dell'Olginatese, perché ricordiamoci che la squadra del Piano era l'unica ancora imbattuta e ha conosciuto, e poi vedremo anche come, la sua prima sconfitta in quella di Crema. Caronnese, tripletta di Moreo, la capolista, ha secondo me dato buona prova di sé, perché arrivava da una sconfitta in uno scontro diretto in casa con la Pergolettese. È andata a Ponte, si è ritrovata sotto perché, se non sbaglio, perdeva 1-0, ed è riuscita a ribaltare il risultato. Non solo è stata riacciuffata sul 3-3, penso nei minuti finali o comunque una decina di minuti prima della fine, e il 4-3 è stato segnato proprio sul filo di lana, stavano andando a cercare, sì, al 46esimo del secondo tempo, da Moreo, che ne ha segnati ben 3 in questa gara. Secondo me, Giulio, è un segnale importante questo campionato dato dalla Caronnese, e il Pontisola forse ha perso l'occasione, se guardiamo la classifica, di arrivare in vetta a questo campionato, no? Cioè la domenica è una partita strana probabilmente. Sì, tanto la Caronnese che arriva da una sconfitta con la Pergolettese, che era un big match già della vetta. Il Pontisola sta facendo il suo campionato, facendo giocare questa volta, quest'anno veramente anche i suoi giovani, quindi l'obiettivo è un po' quello. Bobo, giriamo un po' il coltello nella piaga fin da subito, va. Perché dopo la notizia che abbiamo dato lunedì scorso, leggendo anche le parole postate su Facebook dal presidente del Sant'Angelo Roveda, ci sono un sacco di voci che girano attorno a Sant'Angelo. Fra quelle più fresche, uscite oggi su Sprint Sport, il fatto che alcuni pezzi pregiati, quelli che erano rimasti, come Patrini per esempio, come Martignoni, potrebbero essere sul piede di partenza. Beh, queste qua sono le notizie che continuano a girare nell'ambiente vicino alla società. Certo, la disgregazione della società di queste ultime 15 giorni ha fatto sì che molti giocatori cominciassero a guardarsi un po' intorno. Quelli più richiesti sono, diciamo, i 4-5 vecchi, però io ci metto dentro anche Samuele Dragoni, che sembrerebbe che abbia ricevuto un'offerta da delle categorie superiori. Però, sai, nei prossimi 15 giorni, da notizie a me giunte nel tardo pomeriggio, si dovrebbe avere una certa schiarita all'interno della società, con l'eventuale entrata di nuovi personaggi che darebbero più certezze e sicurezze economiche a tutta la società, e poi si dovrebbe cercare di trattenere questi 5-6 senatori. Certo, le offerte per Patrini, Martignoni, Bigatti, Marchesetti, lo stesso che ho ricevuto la notizia oggi pomeriggio, sembra che sulla strada di Caravaggio ci sono, però sai, penso che fino al 30 di novembre la priorità di questi giocatori è quella di rimanere a Sant'Angelo. Patrini stamattina mi è stato dato quasi all'80% all'Atletico Pro Piacenza, però come ti ripeto ho interpellato persone molto vicine, molto ma molto vicine a lui, mi hanno detto che per il momento non ha ricevuto nessun tipo di telefonata. Martignoni idem, e Bigatti oggi è girata un po' la voce che adesso non sa se si è offerto lui o l'hanno richiesto alla Pergolettese, perché sembrerebbe che la Pergolettese vorrebbe tagliare Chiurato, deludente in questo inizio di stagione. Io invece penso che molto di questo mercato dipenderà da cosa farà il Cavenago nelle prossime partite, cioè per arrivare alla pausa invernale, se riuscirà o a mantenere o a ridurre il distacco dal primo posto, perché sappiamo che il Cavenago ha mezzi economici illimitati e bisogna vedere che cosa decideranno di fare durante la sosta di Natale. Prossima domenica sarà fondamentale, visto che il Cavenago va a giocare proprio sul campo della Giana, quindi qui vedremo. Guarda, Daniele, scusami tanto, Federica, poi non ti disturbo. Ieri a Gorgonzola mi hanno dato per certo il passaggio del 95 Cippelletti a Cavenago, che Rossi ne parlava benissimo lunedì scorso,
e addirittura un dirigente molto vicino al mister mi ha detto che lui sa che Martignoni e Petrini, Patrini al 90%, a me non risulta, però a lui risulta che vanno a Cavenago. Bene, abbiamo chiuso le nostre disposizioni di mercato. No, ne diamo un'altra che non è di mercato, ma è semplicemente il quarto cambio. Venitemi in aiuto in panchina per quel che riguarda il girone B di Serie D, 2 il Trento e poi la Pro Sesto. Poi tutti gli altri sono quelli che erano all'inizio del campionato. E ci riferiamo alla Mezzo Corona, dove è arrivato un mister Giacomotti, Massimo Giacomotti, che fino all'anno scorso era sulla panchina della Voghera e che dalla prossima settimana, visto che l'esonero è arrivato sabato mattina in modo anche un po' rocambolesco, poi Mezzo Corona non ha giocato e adesso avrà questa settimana di tempo per preparare la sua nuova squadra e esordire poi in campo, in campionato, domenica prossima. Sì, tra l'altro Federica, curiosamente, una scelta curiosa, un allenatore di fuori regione, loro avevano esplicitamente cercato allenatori solo di fuori regione, hanno voluto comunque prendere gente nuova dell'ambiente. Mezzo Corona è una squadra che chiede molto, c'è anche una buona società alle spalle e ho saputo che anche qui stanno guardando al mercato lombardo per rinforzarsi in almeno due ruoli. Noi adesso invece guardiamo un po' di immagini, partiamo da Crema, Pergolettese, Olginatese, questa prima sconfitta in campionato dei ragazzi del Piano e questa ennesima vittoria invece di quelli di Venturato, 2-0. È iniziata la sfida fra Pergolettese e Olginatese. Pergolettese con la classica tenuta giallo-blu lo abbatte, calcio di punizione, già battuto Martinelli, palla dentro per Amodeo, prova a liberarsi, Amodeo salta un paio di avversari, ancora Martinelli, allargare il pallone per Milani, prova la conclusione, il tiro parato, ancora Dunghi per l'Olginatese, prova a rientrare, il cross e il clamoroso gol sbagliato da Crea, verticale per Milani che lascia scorrere per Martinelli. Stefano Martinelli supera due avversari, entra in area, attenzione, buona possibilità, poi viene fermato dal terzo avversario, c'è il calcio di rigore per il fallo ai danni di Bertazzoli. Vediamo Pilliteri, ammonisce anche De Angeli, mi è sembrato. Tutto pronto adesso, parte Amodeo, il tiro e il gol del Pergo in vantaggio con rigore ben calciato da Giovanni Amodeo, che adesso va a prendere gli applausi sotto la curva. Ancora Milani riesce a mettere la tesa in mezzo, il controllo, il rinvio non è preciso, Amodeo cerca di metterla giù, poi Martinelli, la conclusione, il gol di Stefano Martinelli, gran conclusione dal limite sotto la traversa. E Luca Perico sul pallone, va Perico, prova la botta, Scetti arrivio poi di testa, il gol annullato per fuorigioco. Va Bono, la palla sul secondo palo, attenzione al colpo di testa, salva Modeo, poi la palla rinviata, ancora Bono, gira indietro da Perico, altro col secondo palo, ancora una volta solo, e il fuorigioco, ancora, poi gioca ancora palla per Bertazzoli che riesce a gestirla con bene con Fellini, ancora Martinazzoli che passa, va Alessandro Martinazzoli, palla dentro per Chiurato che è solo e sbaglia, un gol già fatto, si porta a spasso un po' il pallone, la gioca dentro a Bono, alzato ancora per De Andi, gli spunti in testa per Iovine, il tiro di Iovine. È stata una bella gara, come avete potuto vedere dalle immagini, molto combattuta e con degli episodi che non andiamo a rivedere, anche perché non c'è stata nessuna polemica e questo lo vorrei sottolineare, perché ci sono mister e mister. All'Olginatese sono stati annullati due gol e non è uscita una riga di lamentela da parte della società o del mister Alessio Del Piano. Su questa cosa che magari probabilmente molti altri non avrebbero fatto. Un altro mister, sicuramente gentleman, come vogliamo definirlo noi, è Roberto Venturato. Vi invito ad ascoltare in conferenza stampa che cosa ha detto subito all'inizio, perché è riferito poi a qualcosa che potrebbe succedere. Io penso che, cioè io mi auguro che tutte le società riescano a mantenere, a fare
e a mantenere le squadre che, per quello che sono state create, che rimanga il campionato che è, però dopo io non conosco le realtà specifiche delle società di questo girone, io valuto quello che vedo sul campo e credo che ci siano tutte squadre che hanno giocatori di buona qualità e anche buonissima organizzazione da parte degli allenatori di questo campionato. Tornando alla partita, hai cercato di tenere sempre alta la guardia in difesa, non si sono mai distratto, magari contro di altre volte, soprattutto erano pericolosi sulle palle alte. Loro è una squadra che gioca molto su questo aspetto, cioè hanno questa caratteristica di sfruttare molto bene le palle inattive, soprattutto quei difensori che entrano da dietro. Chiaramente le qualità delle squadre bisogna cercare di sfruttarle, loro ce l'hanno e hanno questa abilità, hanno spesso fatto gol su queste situazioni e credo che è un merito e credo che è importante che abbiamo lottato e che siamo riusciti a portarla a casa senza prendere gol contro una squadra che veramente in queste situazioni è forse tra le più brave di questo campionato. Daniele, voleva fare una domanda e volevo farne una a voi, cioè il riferimento era chiaro, cioè al discorso che a dicembre le squadre che si vedono lontani dai risultati che volevano raggiungere smantellano e magari le altre corrono un po' ai ripari, ma finisce sempre con il ribaltarsi i parametri del campionato così come era all'inizio. È un rischio che si corre anche quest'anno? Ma lo scorso anno è un po' capitato con sicuramente la Ludianese che è partita molto bene, poi ha avuto grossi problemi, si è ritrovata quasi a lottare per i play-out. Leggendo i nomi di questa Serie D, di questo girone, credo di no, a parte situazioni che magari già a inizio campionato erano un po' problematiche, Seregno, Sant'Angelo in primis, che sono ancora un po' da consolidarsi come società, come realtà attualmente. Tra l'altro, a proposito di Seregno, c'era una riunione importante questa sera per fare il punto su vari aspetti, sia tecnico che a livello economico, e tra l'altro è uscita una notizia, credo su un giornale brianzolo, dove alcuni giocatori, Big, Gestra, Cardinio e altri, sarebbero remando contro il mister Brescia. Fonti vicine ai giocatori smentiscono questa voce e questa è un po' la situazione. Sempre così, c'è sempre qualcuno che rema contro. Daniele, volevi chiedere? Sì, no, l'ho battuto al volo, mi hanno detto ieri le acque non erano agitate a Sant'Angelo perché ha vinto 4-0, no, volevo chiedere a Emanuele una domanda, prendendo spunto da quello che ha detto il mister della pergolettese, sì. Ha detto i gol nati da calcio piazzato, sì. Cioè, chiedervi se anche voi siete una squadra che lavorate molto sui calci piazzati, perché è una costante un po' in generale del calcio di oggi questi gol sulle palle inattive, però in effetti il mister ha detto la partita l'abbiamo decisa sulle palle inattive. Ma proprio su questo discorso noi abbiamo lavorato molto questa settimana, perché appunto il mister è uno che studia molto e ci ha fatto presente in settimana che l'80% dei gol viene proprio su calcio piazzato, quindi anche noi sì, abbiamo fatto tanto, tanto in preparazione, abbiamo già degli schemi che sappiamo già come fare ogni domenica, però ecco ogni settimana bisogna lavorare perché appunto spesso e volentieri capita di risolvere la partita su calci piazzati. C'è un SMS per Marco, se non sbaglio. Esatto, sì. Allora ci scrive Luigi da Iseo. Il tuo ex mister è in grosse difficoltà ad Arfo, i giocatori non lo capiscono, oppure gioca troppo bene per la categoria? No. Secondo me c'è bisogno di tempo, perché il mister... Specifichiamo che il mister di riferimento è Nembar, il mister sì, del Darfo. Il mister usa un modulo che è difficile da interpretare, bisogna riuscire a capirlo, perché gioca con i tre dietro, con i quattro centrocampisti e con i tre davanti. Sono tutti ruoli delicati che se comprendi i movimenti che devi fare, così riesci a far bene, però ci vuole tempo. A scusante, secondo me c'è anche il fatto che gli manca un giocatore, che è Matteo Beretta, che si è fatto male ormai da più di un mese, adesso non mi ricordo quanto, e che è un'assenza pesante per una squadra come il Darfo, che ci aveva fatto molto affidamento. Sono tutti là davanti, sono tutti leggeri, c'era lui che l'unico che teneva sulla palla. Dalle Bresciane. Allora, Darfo a parte, c'è il Montichiari che si sta ripigliando, ti aspettavi un campionato così complicato per entrambe? Beh, per le bresciane sì, perché loro sono partite per salvarsi, diciamo. Forse il Montichiari è qualcosa di più, però la squadra fondamentalmente è fatta per salvarsi. La Serie D è sempre stato un campionato difficile e sarà dura salvarsi. Chiudiamo il discorso su Pergolettese e Olginatese con l'ultima intervista, quella con Manuel Davini, giocatore della Pergolettese. Parliamo anche con Manuel Davini, il difensore centrale della Pergolettese, che immagino ampiamente soddisfatto della prova della tua squadra. Io penso che siamo molto soddisfatti, abbiamo vinto contro una squadra molto forte, veniva la miglior difesa.
abbiamo giocato contro una squadra molto ostica, molto fisica, che ci ha messo in difficoltà sulle palle inattive e niente, noi siamo molto soddisfatti e molto contenti perché abbiamo vinto contro una gran squadra. Soprattutto appunto come dicevi, perché è una squadra molto fisica, i tre difensori centrali, che poi alla fine uno si è trasformato in attaccante, anche in quei momenti finali comunque voi in difesa avete gestito bene. Sì, il mister ci aveva raccomandato di evitare il più possibile punizioni e calcio d'angoli, questa è stata la nostra pecca della partita, però penso che ci siamo comportati bene, qualche volta ci ha salvato il portiere Ettore, molto bravo, però penso che ci siamo comportati bene nell'arco della partita, siamo molto contenti. Anche davanti, insomma, nelle altre partite magari sbagliavate qualche occasione, oggi assolutamente cinici. Siamo stati cinici soprattutto primo tempo, nel secondo abbiamo gestito la partita tra virgolette, poi nel finale se riusciamo a chiuderla era meglio, soffriamo meno, però siamo ampiamente soddisfatti. Adesso questa vittoria vi dà morale, sicuramente ancor più di quello che già c'era, direi. Adesso c'è la trasferta di Montichiari. Noi andremo a Montichiari per vincere, e ci dà sicuramente fiducia, ci dà entusiasmo, spero anche i tifosi, sicuramente anche i tifosi della piazza, e niente, noi andiamo a Montichiari per vincere, consapevoli delle nostre potenzialità. Una vittoria dopo quella ottenuta 7 giorni fa contro la capolista, che ha lanciato la pergolettese ulteriormente in classifica. Noi adesso lasciamo qualche minuto di spazio alla pubblicità e poi torniamo per vedere Seregno, anzi Sant'Angelo Seregno. Forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai un gol. Forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. Rieccoci qui, ripartiamo da Seregno, abbiamo detto la riunione in atto proprio in queste ore. È arrivato anche un messaggio: forza mister, forza Seregno, tieni duro e ricordati che l'anno scorso avevamo la metà dei punti ed eravamo negli ultimi posti e non giocavamo per salvarci. Abbiamo cambiato 3 allenatori e 42 giocatori, forza mister, appunto, forza Seregno. Seregno, che è andato a vincere 4-0 sul campo del Sant'Angelo, mi viene da dire che non soffre nessuno una guerra fra poveri, visto la situazione delle due società in questo momento, ma naturalmente ne sono usciti con i 3 punti in tasca i Blues. Partono decisamente meglio i rossoneri di casa. Al 13esimo sul lancio di Marchesetti va vuoto Vangi, ma non va vuoto Maggioni, che sulla conclusione piazzata di Bigatti si supera e manda il pallone in calcio d'angolo. Al 15esimo ancora Sant'Angelo, Bigatti in profondità per Russo, posizione regolare, il suo diagonale però termina a fil di palo. Allora un Seregno che soffre, ma un Seregno che passa. Al 17esimo da Gian Gaspero a Pellegata, bello l'assist per Fabio Cardigno, ancora più bella però il suo destro al volo con sfera sotto la traversa, terza rete in campionato per Fabio Cardigno, rete davvero di pregevolissima fattura che porta in vantaggio gli azzurri, un po' a sorpresa visto l'andamento del primo quarto d'ora di gioco. Al 22esimo Seregno avvicina al raddoppio sull'angolo di Selvatico, arriva in corsa Bonanno, il suo destro corretto da Gian Gaspero si supera Meglioni, poi il pallone che arriva al centro, messo da Selvatico con Borin che manda alto sopra la traversa. Al 32esimo però ancora brividi per il Seregno, calcio di punizione di Marchesetti e pallone che si stampa direttamente sulla traversa. Al 37esimo il Seregno che riesce a resistere e a soffrire bene, punizione di Selvatico completamente a vuoto Meglioni e l'ultimo tocco alle spalle è ancora di Fabio Cardigno. La sua deviazione è vincente con il pallone che probabilmente sarebbe entrato comunque in rete, gol che comunque va attribuito al numero 10 azzurro. Con le immagini restiamo ancora nel primo tempo, al 42esimo ci prova Dragoni, uno degli ultimi a mollare sul fronte del Sant'Angelo con sfera alta sopra la traversa. Andiamo nella ripresa dove il Sant'Angelo cambia anche divisa, fuori la casacca rossonera, dentro la casacca bianca, ma il risultato non cambia, solo Seregno in campo. Al 17esimo assist illuminante di Selvatico, bello l'intervento in scivolata col sinistro di Luca Di Lauri, una sua conclusione anche un po' sporca che serve però per scavalcare il numero 1 di casa per Luca Di Lauri, è la prima rete in campionato al termine di una prova molto molto positiva per il centrocampista classe 1991. Al 27esimo non poteva certo mancare il sigillo di Ciccio Gian Gaspero al 7° gol in campionato sul calcio di punizione di Selvatico, va più in alto di tutti il centravanti classe 1993, assegno nuovamente per lui, sono 7 marcature in 12 partite, Seregno che chiude virtualmente la partita con il Sant'Angelo che ci prova ancora
Almeno per l'orgoglio è sempre Dragoni a provare la soluzione della lunga distanza, ancora attento Maggioni. Poi nel finale Stefano Selvatico prova a trovare il gol personale con il mancino da una trentina di metri che termina però a lato e ancora sul calcio di punizione di Selvatico l'intervento aereo di Borin che va davvero vicinissimo al quinto gol per gli azzurri. Azzurri che possono finalmente tornare a festeggiare dopo quasi un mese senza vittorie. I giocatori che vanno a ringraziare i soliti supporters giunti al seguito, un Seregno che sale in classifica a quota 15 e che cercherà di sbloccarsi anche in casa domenica prossima contro il Darfo Boario. Partita importante anche quella che appunto domenica vedrà il Seregno ospitare il Darfo. Stavamo parlando della situazione delicata in casa Seregno e cercheremo di dare magari degli aggiornamenti lungo la giornata, a meno che Bobo ne abbia già. È vero che ti sei rotto internet, però magari. No, anche perché io tiro una cosa, io spezzo una freccia a favore di Mister Brescia, perché insomma sta facendo bene con una squadra solo ed esclusivamente fatta di giovani. Certo, secondo me lì davanti, come ho detto sempre da un po' di tempo a questa parte, manca una punta, però colpevolizzarlo perché in casa non riesce a fare risultato e forse perché mancano 2 o 3 punti, la squadra non è che abbia molta esperienza, va bene così, io vado a rimarcarlo. C'è una squadra a 20 km prima di loro che insomma è in seria difficoltà dopo aver cambiato il nuovo mister e c'è giocatori della Serie C. Perciò non penso che il presidente Pogliani si debba E lì lamentare. volevo arrivare. Venturato nella sua intervista diceva: io spero che le società che sono partite con certi obiettivi li mantengano, facendo riferimento al fatto che a dicembre si smantella. A Sesto si smantellerà, secondo te, visto che comunque ormai sono 16 punti di distanza dalla vetta? Beh, guarda, un grosso problema che è sorto a Sesto è che ieri si è fatto male, se non vado a ricordare male, Lombardi, Un altro, sì, e sembra Lombardo. che addirittura si parla di carriera finita, perché ho parlato con il papà di un ragazzo della Pro Sesto e mi ha detto che si è rotto legamenti crociati sia anteriori che posteriori. Perciò già lì c'è un piccolo problema in mezzo al campo che devono cercare di risolverlo. Poi secondo me bisogna vedere anche Mazzini come rientra dall'infortunio, Moretti, che non si sa ancora quando rientrerà perché c'è un problema tendineo alla coscia a sinistra. E insomma, secondo me dovrebbero fare un intervento di 2 o 3 giocatori e poi secondo me dovrebbero cambiare qualcosina per quanto riguarda i vecchi. Stanno arrivando un sacco di messaggi, Sì, piovono i messaggi. mi scrivono tutti, però sono quasi tutti per me. Tra l'altro poi non riesco a usare sto cellulare, ma ti sembra? Ma ti sembra? Ma perché noi io avevo 6 anni quando c'era questo. tecnologicamente siamo molto avanti in Comunque, tutto vabbè, tranne questo. ne ho prima uno per me che lo leggo al volo. Ti do io un'idea clara, puoi parlare di gossip degli calciatori e varie attrici, modelle e veline, Dario. Quindi io mi chiedo, ma le veline escono con i calciatori della Serie D? Lo chiedono ai nostri ospiti? No, No. dicono di no, Abbiamo loro, no. fatti i Scusami. soldi. I Penso giornalisti, Clara, non escono. Proprio di Non no. si dice niente. Abbiamo fatti i Vabbè, soldi. poi dopo. Ciao Clara, sei stupenda, ne è arrivato uno anch'io. Grazie, Vedi? grazie a te. Arrivano col piccione viaggiatore. I foglietti, poi abbiamo tantissimi messaggi per Marco. Marco Slanzi, uno di noi. Slanzi, santo subito. Addirittura. Davvero, ne ho tipo 20 di questo tipo. Sono gli ultras allora. Quindi te li Sono tutti raggruppiamo loro, sì. dopo e te li diamo alla fine, così li vedi Grazie. tutti. Allora, noi andiamo a vedere ancora invece altri gol. Andiamo a Lecco, dove si è giocata la partita fra Lecco e Aurora Seriate. È terminata 2-1, è stata una bella battaglia. Sul campo l'ha spuntata la squadra di casa con il suo famoso dodicesimo uomo in campo, che poi verrà ringraziato in modo doveroso a fine gara. Vediamo cosa è successo a Lecco. Mentre scriviamo un secondo l'attacco dell'Aurora Seriate si presenta Razziti e lambisce il palo, deviata però da un colpo di testa la difesa dell'Ecco, la palla rimane lì, c'è un colpo di mano di un difensore dell'Ecco, battuta, la palla in porta di poco alto, anzi sopra la traversa. Leo tenta da fuori la parata del portiere di Pamonti. Mario il destro in area di rigore, anticipa tutti Romeo che la mette dietro per Mauri e Gol c'è il gol dell'Ecco! Ha dell'Ecco, segnato ha Mauri! segnato Ha Stefano segnato Mauri. ancora lui! Stavo curando un attimo il guardialine perché c'erano un paio di giocatori a rischio fuori gioco e invece Stefano Mauri sulla ribattuta della difesa dell'Aurora Siciliana porta in vantaggio i Blucelesti al 24esimo del primo tempo.
Intanto Cilona, la palla in area di rigore blu celeste, la torre, attenzione, ripallo, mamma mia che rischio. C'è calcio di rigore per l'Aurora Seriate, non so cosa ha visto l'arbitro sinceramente. Un colpo di mano. Tocco di mano. Protestano poco i difensori blu celeste. Il rigore dell'1-3. Sul dischetto tanto numero Bertacchi, 6, fa partire. Vai Frigeria, niente, lo spiazza e c'è l'1-1. E il numero 6, quel signore, quel grandissimo signore nell'Aurora Seriate, che si presenta sotto la curva zittendo i tifosi dell'Lecco. Queste cose non si fanno, queste cose le fai a casa tua, non le fai a Lecco. Si portano avanti le torri dei blu celesti. Chessa dalla sinistra, va in area, bello l'angolo, la palla posta di Maggioni, affrontato dal centrale avversario. Il colpo di testa di Nicola Rota, che sfila di pochissimo, entra in area il Toro. Va col destro sul primo palo, c'è la deviazione del portiere. Attacco, c'è Castagna che approfitta di un errore difensivo e c'è il rigore. Il calcio di rigore grosso, no, come una casa. L'arbitro lascia proseguire, incredibile baglia arbitrale. Era proprio alle spalle di Davide Castagna, messo giù. Calcio di rigore netto per i blu celesti, non assegnato. Che attende la salita di Mauri, bello servizio per Mauri. Sul fondo la palla dentro in area, non c'è nessuno. In mezzo. Lancia Chessa sulla sinistra, può allungarsi il Lecco. Mario Chessa affrontato da Anesa. Chessa entra in area dal verso sinistro col destro, la palla di Mauri, e c'è la rete, il toro di Civate a segno, ha annullato per fuori gioco, dice il servizio in profondità per Rota, l'assist a Castagna, la palla è lì, Castagna però è costretto ad allargarsi per un primo controllo difficile, Castagna ancora lui, la deviazione, c'è la parata di Ripamonte, Chessa qui sulla sinistra, bello per Mauri, il servizio in area di rigore, Mauri al centro, la deviazione di un difensore, ha fatto sovrapposizione, Chessa strattonato, per due metri riesce a entrare in area, la palla per la Ripamonti, la palla è lì, doppia parata clamorosa del portiere, rientra sul sinistro, cerca la linea di fondo, il cross col destro, cerca il servizio in profondità per Castagna cinturato, si libera dell'uomo, avanza sulla sinistra, può entrare in area, Davide mettila dentro, dietro, arriva il gol, è il gol dell'Ecco, al 47esimo, al gol dell'Ecco, a 2-1, ed è 2-1, non so chi ha segnato, ma ha segnato l'Ecco, ha segnato forse Nicola Rota, non ho visto veramente chi ha segnato, è il 47esimo di gioco. Cross basso dalla parte opposta, c'è Chessa, si fa parare il calcio d'angolo, ma è finita la partita. È finita la partita. E Lecco vince 2-1, grandissimi blu celesti. Io ringrazio i colleghi di Lecco Channel perché è sempre veramente molto entusiasmante seguire le loro telecronache, non avevano capito chi era l'autore del gol. Brusone, assolutamente. A Ugola, secondo me, sarebbe una devo bella lotta. Devo mandarle a fare la doppia cronaca, sempre una chiave da tanto. Ci proveremo per le orecchie dei telespettatori a casa. Dicevamo, secondo gol di un ragazzino che se non sbaglio ha rischiato di segnare o ha segnato anche domenica scorsa, vale a dire Nicola Rota, che poi vi proporremo nelle immagini dell'intervista. Partiamo però dal mister, e cioè da Fiorenzo Roncari, il mister dell'Ecco, che commenta così la gara della sua squadra. Sapevamo che era una partita molto difficile, penso che sia forse la miglior squadra che abbiamo visto qui. Sicuramente quella che ci ha dato più fastidio, che è sempre stata molto attenta e corta, e insomma non abbiamo avuto un dominio, direi, il secondo tempo, però abbiamo incontrato davvero tante difficoltà. La squadra direi che è convinta dalla prima giornata, no? Però direi che al di là della convinzione, la squadra che ha dei valori, una squadra che ha qualità, ritrovato un eccellente aspetto atletico, direi che insomma giocare all'Ecco, credo che poi sicuramente è meglio che lo dica il mister del Seriate, però insomma giocare all'Ecco non è mai facile, no? Abbiamo un pubblico che ci sostiene, abbiamo un campo che diventa difficile giocare quando incomincia un certo tipo di pressione, per cui è un po' tutto, siamo un po' noi, sono un po' il pubblico che ci dà la mano. Fortunatamente fino adesso, per golettesi a parte, siamo sempre riusciti a fare il pieno. Vorrei spendere una parola in particolare per Castagna, che per la seconda volta
non ha timbrato come ama dire lui, però alla fine il secondo gol è venuto fuori da una sua situazione, da una sua incursione, da un suo inserimento senza palla. Davide per noi è molto importante, direi che è un riferimento determinante per la nostra manovra e anche per i nostri successi. Ha detto due cose interessanti che voi naturalmente non avete ascoltato. Uno, che secondo lui la Serie A è la squadra migliore che hanno visto giocare al loro stadio. E due, naturalmente, che non è semplice giocare contro il Lecco nel proprio stadio. L'abbiamo visti quanti sono i tifosi assiepati attorno alla porta. E questo sicuramente... Allora, se è una squadra, magari anche Emanuele può confermarlo, equilibrata. C'è una squadra che difficilmente è un gruppo unito. L'avete già incontrata? Sì, l'abbiamo già incontrata, purtroppo abbiamo preso gol al 93esimo, se no avevamo due punti in più. Vabbè, a parte quello, niente, è una squadra molto quadrata, magari esatto. non ha tantissima qualità tecnica, però ha delle qualità fisiche che... Diciamo che i giocatori di qualità sono forse Bertacchi, sì, che è vero che rallenta il gioco, ma ha un ottimo Marchesi. Sì. Però ecco, fanno la loro forza lato fisico, che veramente noi abbiamo preso gol su una palla inattiva e secondo me daranno fastidio a molte squadre, una squadra rognosa. Ma delle squadre invece di testa, la squadra più compatta secondo te? Più quadrata? Voi avete incontrato Caronese e Pontisola, giusto? Allora, se devo essere sincero, non mi hanno entusiasmato nessuna delle due. Con la Caronese abbiamo preso gol a 2 minuti dalla fine, dopo essere stati in 10 per oltre 70 minuti e aver sbagliato anche un rigore. E per quanto riguarda il Pontisola, Pontisola si conosce, ha delle ottime individualità, però quando l'ho vista contro di noi non mi è sembrata una grossissima squadra, però una partita non fa testo, la classifica mi smentisce e sicuramente hanno tutte e due le squadre dei grossissimi valori. Diciamo che io sto pensando alle partite che ho visto, io no, la Caronese non l'ho mai vista e neanche la Pergolettese, che mi dicono sia comunque la squadra che gioca meglio, proprio come qualità di gioco, indipendentemente poi dalla capacità di andare in gol o meno. Noi andiamo a sentire anche mister Gaburro, Marco Gaburro appunto, il mister della Seriate, che in conferenza stampa ha commentato così il risultato. Un buon primo tempo, un ottimo primo tempo, secondo me è escluso il gol subito, che è stata una decisione nostra, nel senso che al di là dell'occasionalità della situazione, però sulla palla che è uscita si è stati troppo bassi, non aveva attaccato, aveva lasciato calciato più facilmente, però forse tolto il gol subito, il primo tempo avevamo già preso un palo in partenza, forse c'era un rigore forse più netto ancora di quello che ho fatto prima, avevamo partiti bene, dai. Già che eravamo partiti bene. 1-1 fino al tempo, secondo me è il risultato giusto e si poteva fare anche qualcosina in più su quello che era la tenuta di campo e tutto quanto. Poi chiaramente la partita si è accesa e noi siamo una squadra che a mio avviso ha anche qualità, finché gioca è una squadra che sa dire la sua, quando poi si mette troppo sulla battaglia la facciamo, però non sempre ne usciamo bene. Oggi grazie alla tenacia, diciamo, del Lecco, che ha trovato il gol allo scadere, possiamo dire che non si è riusciti a uscirne bene, perché poi se non esce quel gol del 90, allora poi stiamo a elogiare il fatto che abbiamo resistito nel secondo tempo. Io penso che un ritorno del Lecco nel secondo tempo ci stesse. Invece adesso vorrei proporre un'altra intervista, che è con l'autore del gol della vittoria, del 2-1, vale a dire Nicola Rota. Mi viene in aiuto con l'anno di nascita, 90? Dovrebbe essere un 94. 94, quindi un ragazzino giovanissimo, che dice una cosa molto tenera. Gliela lasciamo dire, ve la faccio ascoltare. Ho detto anche a mio padre che il mio sogno è risultare sotto la curva, che 7 anni di settore giovanile... Abito a Vercurago, quindi sono praticamente di Lecco. È una delle emozioni più grandi che si possono provare nella vita. A me ha fatto molta tenerezza, nel senso che un ragazzo giovanissimo che ha sempre fatto il settore giovanile di questa squadra ha proprio coronato un sogno, cioè segnare sotto la curva e poi esultare insieme ai suoi tifosi. Penso che non arrivino molti messaggi di questo tipo nel calcio anche dilettantistico. Ne è arrivato uno invece, Clara, giusto?
Sì, quello ma... lunghissimo che mi hai detto che cosa significa. No, perché poi ci dicono che non leggiamo i messaggi polemici piuttosto che. Tu hai ragione, però dato che mi è stato portato via il cellulare come punizione per essermi lamentata perché era troppo vecchio, non allora, Bobo, ci puoi venire in aiuto? Stai trascrivendo quel messaggio lunghissimo che è arrivato prima? No. Cioè, vuol dire che potrebbe fregare meno. No, allora, lo recuperiamo. Non hai il microfono in mano, proprio non sentiamo niente, caro. Ho detto che ne sono arrivati altri tre, sono in seria difficoltà senza internet. Allora, facciamo una bella cosa. Andiamo in pubblicità 2 minuti prima, della regia si spaventeranno, così recupero il messaggio e anche gli altri e poi torniamo e diamo tutte le risposte. Go, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. Go, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. Rieccoci in studio, abbiamo riattivato tutto, internet, giusto, funziona tutto, Clara? Sì. Anche il Bobo lo vedo già impegnatissimo, però il messaggio l'ho recuperato io. Diceva più o meno così perché era lunghissimo. Era una domanda che volevano fare a te, però non mi sembra molto carino tirarti in ballo e farti parlare dei tuoi colleghi, per di più del tuo mister, per cui magari cerchiamo di fare un piccolo resoconto noi. Ci chiedevano perché Pelle, riferito a Pellegris, non gioca più, Russo in 5 partite ha fatto 0 gol, lui, riferito a te, che nonostante l'infortunio ha giocato più di tutti, ne ha fatto 1 solo, ha fatto 1 gol? No, 3. 3 gol, ok, forse ho sbagliato io a leggere il messaggio, però infatti 3. E non è che Boli sono all'altezza della Serie D. Allora, io mi sono segnata 2 cose. Russo non ha fatto 5 partite, ha fatto 5 pezzi di partite, perché sì, è arrivato da pochissimo e ha giocato in tutto 261 minuti da Sprint Sport di oggi, giusto, sì, Giulio? Sì. Poi, tu ne hai giocati all'incirca, prima di farti male eri a 750, una cosa, sì, di questo genere, per cui sei a 760, sì, 70. Pellegris ne ha fatti nelle prime, questo qui siamo alla, non mi ricordo che giornata, 520, avrà giocato anche lui circa 600-650 minuti, per cui tanto per dare il minutaggio, perché le presenze in sé hanno senso solo in base a quello, per cui non mi sembra che venga giustificato o meno la presenza dell'uno o dell'altro in più. Io penso che Marco Bolis abbia un parco attaccante a sua disposizione e decida da mister di far giocare quelli che reputa più adatti, poi che sia giusto o meno, che la cosa lo premino o meno, lo dicono i risultati. Per ora il Mappello Bonate comunque 7° in classifica e per Pellegris l'esordio in Serie D non è sicuramente stato semplice. Il fatto che si dica che vada via, giusto? Voce concreta, forse è perché non si trova bene in questa categoria e non solo, probabilmente. Tra l'altro, Federica, a proposito di marcatori, per chiudere magari la giornata di ieri, ha segnato 1,92 Mappelli dell'Alzano, 2,93 Giangaspro del Serenio, Gubadi del Voghera, 3,94 il Rota, nuovo che avanza, Rota del Lecco, Martinelli del Pergo, Traini del Pontisola e 1,96 Galelli del Darfo. Galelli del Darfo, che io ho chiesto a Marco se lo conosce, ma è troppo piccolo. Però ha segnato anche un 81 che segna sempre, è all'11° gol in campionato e mi riferisco a Svampatti. L'Alzano Cena ha conquistato questa agognata prima vittoria di campionato in casa, lo ha fatto non in modo agevole, ma l'ha fatto e questa è la cosa importante. Vediamo cosa è successo alla Carillo Pesenti Pigna fra l'Alzano Cena e Montichiari. L'Alzano Cena che è ancora alla ricerca della prima vittoria qui allo stadio Pesenti Pigna di Alzano Lombardo. 2 successi ottenuti entrambi in trasferta per la formazione di Giacomo Mignani, mentre qua in casa non ha ancora avuto il piacere di conquistare la prima vittoria. Di testa Rossi, attenzione, la conclusione, la grande risposta di Gherardi. Per l'arbitro però c'è stato un fallo, calcio di punizione. Battuto Guglieri, attenzione, palla pericolosa, la conclusione di Guglieri con palla alta, ma è il Montichiari che quando viene in avanti in questi primi minuti la respinta, attenzione, conclusione pericolosa, la respinta di Gherardi. Serafini parte il lancio per Spampatti, posizione regolare, Spampatti in area,
e Spampati mette dentro l'1-0. E Spampati mette dentro l'1-0. Lancia in profondità, attenzione, deve uscire. Attenzione. Incredibile. Viene fischiato un calcio di rigore e viene espulso Vigani. Conclusione palo. Forse è riuscito a deviare. Serafini prova a girare questa ottima palla. Conclusione palo, clamoroso. Ecco il lancio sulla sinistra. Inserimento di Mapelli. Mapelli 2-0. Mapelli 2-0. Poi attenzione, parte una conclusione, c'è il gol del Montichiari. Palla ancora in avanti, c'è il colpo di testa, attenzione, una conclusione bloccata. Rieccoci qui, allora, partita che è terminata 2-1 con un episodio che non ha influito alla fine sull'andamento della gara, ma poteva influire perché l'Alzano è rimasto in 10 al 35esimo del primo tempo, giusto? In 10 minuti circa. L'ha giocato in 10 per l'espulsione di Vigani e andiamo a vedere appunto la moviola dell'episodio che ha portato all'espulsione poi al rigore a favore del Montichiari, che è stato poi fallito da Lorenzi. Allora, il fallo, erano due i dubbi, che avvenisse in area e che fosse chi ha occasione da gol per portare poi al cartone. I giocatori rosso sono Vigani e Lorenzi, i giocatori coinvolti. Secondo me il fallo netto. Il fallo inizia, sì, il fallo sì. C'è, su quello non discute nessuno. Inizia fuori area, il giocatore poi cade abbondantemente in area, però comunque inizia qua. Poi alla fine, sì, non è così scandaloso. Per me è abbastanza scandaloso il cartellino rosso. Sì, secondo me non è chiaro. La palla era abbastanza allungata, c'era la difesa che comunque stava rimontando, il portiere era in uscita, sì. Chiedo a due attaccanti. Secondo me è difficile stabilire se è in area o no. Sì. La cosa sicura è che per me non era chiara l'occasione del gol, perché si vede poi quando prosegue l'azione che c'è un difensore centrale che stava ecco. Esatto. Quindi, e anche il portiere. Anche il portiere che... Perciò per me è un'espulsione ingiusta. Sembra che anche Marco sia d'accordo. Penso come lui, sì. Diciamo che Lanzano ha gestito molto bene la fase, chiaramente rigore sbagliato, un po' demoralizzato il Montichiari, ha gestito molto bene la fase in 10 uomini. Cosa che il problema dell'Alzano è sempre stato quello di gestire 90 minuti bene, senza commettere erroracci. È entrato in campo nella ripresa tranquillo, convinto e ha gestito bene. Mi aspettavo un po' di più dal Montichiari davanti in attacco. Stato è finito espulso alla fine anche Mignani, se non sbaglio. Sì, è stato allontanato Mignani, esatto, ma penso in maniera abbastanza ingiusta. Ha sbracciato su una decisione arbitrale, adesso si può neanche sbracciare adesso. Mi dipende di cosa abbia detto, secondo me non l'abbiamo sentito. Comunque non l'abbiamo sentito neanche a fine gara, perché non aveva nemmeno una voce per parlare. A fine gara abbiamo sentito Daniele Filisetti, il vice allenatore, sentiamolo abbastanza soddisfatto nel commento del post gara. Senz'altro meritatissimo, perché oggi hanno giocato veramente bene, hanno giocato al massimo delle possibilità, sono stati attenti, ci siamo complicati un po' la vita, però era anche difficile perché in 10 per più di un'ora mi sembra, e quindi sono stati veramente bravi oggi. Ecco, i ragazzi hanno un po' cambiato il volto rispetto alle prime partite, a mio avviso c'è più determinazione, più consapevoli delle loro proprietà fisiche, insomma. No, stiamo meglio fisicamente, noi non abbiamo un centrocampo di colossi, quindi soffriamo un po' fisicamente quando troviamo le squadre forti, però stiamo bene adesso, hanno giocato anche tatticamente bene oggi, nel senso che hanno tenuto tutte le posizioni, siamo riusciti a tirar fuori qualcosa in più che è quello che ti permette di, quando sei in difficoltà, di superarle. Poi puoi pareggiare, puoi perdere, puoi vincere, però quando giochi così attento e sbagli poco o niente è difficile anche per le altre squadre, visto che noi i gol bene o male lo facciamo sempre. Ecco, c'è qualche rammarico dopo aver visto la partita di oggi per le partite dove non si sono vinte in precedenza in casa? Beh, abbiamo fatto, purtroppo quando fai degli errori grossi li paghi, anche loro oggi hanno sbagliato, hanno pagato. E quindi la colpa è solo nostra, non c'è nessun problema, siamo riusciti a metterci a posto, sono stati bravi, speriamo di continuare così, se riescono a capire che se stanno attenti e concentrati è difficile per tutti, poi è chiaro che ci saranno squadre più forti di noi, però possiamo fare tutto.
Stiamo parlando di frequenze e non stavamo ascoltando neanche noi Daniele Filisetti, però vi invito ad ascoltare Indo Scarpellini, il co-presidente, soprattutto nella parte finale, anche se la notizia ormai è risaputa, è da qualche giorno che circolava relativamente alla posizione di Cristofoli. Sentiamo che cosa ci dice. Presidente Indo Scarpellini, oggi c'è da essere molto felici. Alla 13ª giornata è arrivata la prima vittoria della zona Cenere al Presidente Pigna. Sì, era poi ora. Siamo molto contenti del risultato, della prestazione. Sicuramente è una partita condizionata da un'espulsione immeritata da parte del nostro difensore. Il rigore sicuramente c'era, però l'espulsione no. Ecco, la squadra, nonostante l'inferiorità numerica, ha giocato molto bene, riuscite anche a raddoppiare, ha poi subito il gol nel finale, così inevitabile. Siamo stati sorretti da un'ottima condizione fisica, da una disposizione tattica direi importante e azzeccata da parte del nostro mister. Sicuramente oggi è una giornata molto molto importante. Per chiudere, un'indiscrezione, Cristofori sembra non faccia più parte della rosa della zona Cenere. No, la società di comune accordo con il giocatore ha appunto preso la decisione di lasciarlo libero. Una doppia. C'era Bobo che stava facendo si sbracciava, vai. A giorni dovrebbe finire col Darfo. Anche lui. Tutti a Darfo vanno. Tutti a Darfo. Ci siamo un po' di inflazione. Allora, tu c'è hai aggiungere, no, se aggiungere è importante, anche perché quello che ha fatto la tripletta, c'è nei giovani che ha segnato ieri, Moreo che ha fatto tre gol, classe di anticipare classe 93. Ha ricevuto un messaggio che lo cazia perché si è dimenticato Moreo nei marcatori, giusto? Esatto, sta facendo finta di esserselo ricordato, ma un nostro telespettatore ci ha detto i tre gol di Moreo li abbiamo persi, quindi lui a meno che si riferisse al fatto che non avete visto le immagini, ma non ne avevamo le immagini di questi gol, purtroppo era veramente una partita da seguire quella. Ma quindi 8 under ha segnato ieri. Sì, sì. 8 under, adesso prima chiudiamo il discorso di Serie D con mister Torresani dell'Atletico Montichiari, poi passiamo all'eccellenza. La partita. Ma una partita che avevamo cominciato anche giocando bene, poi le occasioni che abbiamo avute non le abbiamo sfruttate, mentre gli avversari lo hanno fatto. Dopo la partita è diventata più difficile, dopo il rigore soprattutto, che magari ha demoralizzato anche un pochino i ragazzi. Nel secondo tempo l'Alzano si è chiuso molto bene, cercando di ripartire, creandoci qualche problema in contropiede. È stato difficile trovare dei varchi e a quel punto la partita era persa. Ecco, a questo punto del campionato, soddisfatto la posizione in classifica del Montichiari? Ma diciamo che noi miriamo a una salvezza, non l'abbiamo mai nascosta e non possiamo nasconderla neanche adesso. È chiaro che è dura, perché se si fanno partite come questa in cui si gioca anche abbastanza bene ma non si concretizza, questo è un segnale abbastanza preoccupante. Per quanto riguarda il campionato c'è un po', diciamo, due tronchi, no? 5-6 squadre in avanti e poi tante squadre nel giro di pochi punti. Sì, sembrerebbe così, 5-6 squadre sono fuori portata per le altre, che però comunque nelle partite dirette se la giocano, e dopo c'è un altro campionato che riguarda tante altre squadre per non retrocedere per il centro classifica. Manuele, sei d'accordo? È una classifica, è un campionato diviso così, con sì, 3-4 squadre che fanno la corsa per il vertice e tutte le altre che... Il campionato sta dicendo i pronostici che c'erano all'inizio, che a parte la Caronnese che aveva rivoluzionato e non ci aspettavamo che stesse così in alto, però poi per il resto si sta mantenendo tutto come era da pronostico. Qualcuno, vedi Prosesto, vedi... Sì, ecco, forse l'unica è la Prosesto, un po' Lecco che adesso si sta riprendendo, però ecco, io vedo su tutte Voghera e Pergolettese favorite, anche più di Prosesto. Si sta Lecco riprendendo molto, sì, bene. Sì. Invece passiamo all'eccellenza e apriamo dal girone C, che è il girone del Palazzolo. All'inizio del campionato si parlava bene anche di voi in questo girone. Siamo una buona squadra, ma cioè, noi puntiamo a arrivare nei playoff. Non abbiamo mai detto, non siamo costretti a vincere il campionato, noi anche perché ci sono squadre come la Grumellese e lo Scanzo che sono
più attrezzate di noi. Ah, la Grumellese sicuramente, lo Scanzo ha sempre detto, lo Scanzo Pedrengo, scusate, sì, perché scusate, sennò sì. Ci ripigliano da casa. Lo Scanzo Pedrengo ha sempre detto, noi vediamo, siamo partiti con una buona squadra, non per vincere il campionato. Sta di fatto che però voi le avete già incontrate tutte quelle lì di dietro, sì, e avete sì. Tutte i meno male, abbiamo pareggiato solo con il Ciliverde. Sì, sì, sì. Abbiamo vinto con lo Scanzo 1-0 e con la Grumellese 1-0 e 1-1 con il Ciliverde. Il minimo indispensabile, quello che basta, giusto? Invece un bel 3-0 rotondo rotondo ieri a Cologno, doppietta di Biancospino e gol di Silvestri, tu ricordiamo non c'eri, doppiette che sono piovute perché due gol anche per Guri dello Scanzo Pedrengo nel 4-0 sul Castel San Giorgio, due gol anche per Prandini nel Val Camonica che però non sono serviti a far proprio la partita perché il sovere di gol ne ha segnati tre, ha vinto il Valcaleppio a Stezzano, ha vinto il Folzano a Sarnico, hanno pareggiato la Grumellese sul campo della Pro Desenzano e Rigamonti in Vulera col Ciliverghe, ha vinto il Palazzolo appunto a Cologno e lo Scanzo a Castel San Giorgio, altro pareggio quello fra Ghisa Albese e Ruola Travagliato e ha vinto la Dellese, seconda vittoria consecutiva se non sbaglio, giusto, la Dellese che sì, ha abbandonato l'ultimo posto in classifica con questo con questa vittoria per 2-1 sì, sul campo dell'Orsa Corte Franca. Ecco, esordiva nell'Orsa Corte Franca in Versini, arriveranno dei rinforzi, sicuramente un allenatore prestigioso per la categoria, di contro bene la Dellese, giustamente a fine partita l'allenatore Di Innocenzi segnalava che ha giocato con 6 giocatori diversi rispetto alle gare precedenti, 3 nuovi acquisti e 3 che sono rientrati dagli infortuni. Eccola qui la classifica, 29 punti per il Palazzolo, 26 per lo Scanzo Pedrengo, 25 per il Ciliverghe, 23 per la Grumellese, 20 per il Sarnico, 19 per il Folzano, 17 per il Valcaleppio, poi 15 per Ghisalbese Nuvolera, 14 per Travagliato e Colognese, Stezzanese Castel San Giorgio a 13, Desenzano che ha una gara da recuperare a 12, Valle Camonica a 11, Sovere a 10, Dellese con una gara in meno a 8 e Orsa Corte Franca che chiude con 7 punti. Sarnico e Folzano le avete già incontrate? Il Sarnico l'abbiamo trovato in Coppa Italia e gioca un buon calcio, uno di quelli che gioca meglio, sì. Il Folzano non l'abbiamo ancora incontrato. Allora, ti facciamo vedere noi qualche immagine, giusto Giulio? Che sono appunto quelle della gara che si è giocata ieri fra Sarnico e Folzano e che ha visto la vittoria fuori casa del Folzano. Sì, Sarnico che è in maglia rossa, il Folzano in maglia bianca, c'è cioè subito un'azione per il Folzano con una conclusione di Naoni che viene spazzata in fallo laterale da un difensore del Sarnico. Accade poco nel primo tempo, qua c'è il Sarnico con il tiro di Scalvenzi da fuori area, si distende Locatelli, ma occasionissima per il Sarnico proprio allo scadere del primo tempo con questa occasione di Patelli che calcia contro la traversa, quindi Sarnico vicinissimo al gol. Più occasioni nella ripresa e anche i 3 gol dell'incontro. C'è il Folzano che è pericoloso con questa punizione alla sinistra di Rossi, non trattiene Pagliuso e c'è a 2 passi il numero 6 Cameletti che non sfrutta il regalo del portiere del Sarnico. Qua c'è un'occasione invece per il Sarnico su corner, poi riesce a scamparla il Folzano e Sarnico che qua va in vantaggio. C'è una respinta della difesa che raccoglie Nichesola sulla tre quarti, gran sinistro, c'è anche una deviazione, la palla finisce nell'angolino e quindi Sarnico che al 18° del primo tempo passa in vantaggio questo altro gran gol di Nichesola da fuori area. Folzano che pareggia 5 minuti più tardi, punizione ancora di Rossi dalla sinistra, difesa a viole del Sarnico di testa, Mangiavini in fila l'1-1 al 23°. Il Sarnico cerca di reagire per questo replay del gol, completamente smarcato Mangiavini che tranquillo può depositare in rete l'1-1, Sarnico che cerca la reazione per far sfruttare il proprio fattore campo, c'è Paris, il numero 6 che si invola in attacco e pesca in due situazioni pericolose, qua viene respinto dalla difesa, qua invece c'è una spugna di testa di Fogliatta per il tentativo di Scalvenzi, eccolo qua, viene messo in fallo laterale dal difensore del Folzano. Insiste il Sarnico, qua è Patelli, l'autore della traversa prima, che tocca lateralmente per Scalvenzi, prova da fuori area, questo raso terra anche deviato, para il portiere del Folzano, ancora pericoloso il Sarnico, che poi in contropiede subisce il gol della sconfitta. C'è questo assist verso Bianchi che scatta sul filo del fuorigioco e poi infila il portiere bergamasco. Siamo al 38° e questo è il gol vittoria di Bianchi per il Folzano. C'era qualche dubbio sulla posizione, l'abbiamo rivista a rallenti, sembra in linea comunque la...
sembra in linea. Ultimo tentativo della partita. È perché non sono chiarissime, però ricostruendo. Esatto. Ultimo tentativo della partita di Bonardi, e ancora bravo Locatelli a neutralizzare. No, a questo proposito volevo chiedere a Marco: ieri c'era un arbitro donna, appunto, questa partita, la signorina Tambini di Como. Curiosità dal campo: ti è mai capitato di essere diretto da un arbitro donna? È diverso? Com'è stata la tua esperienza? Secondo me, verso le donne, per quello che l'ho incontrata a Merate. C'è più rispetto, nel senso non gli va a dire certe cose che diresti all'arbitro. Ovviamente, non bisognerebbe neanche un arbitro uomo. Lo so, però verso l'arbitro sei più portato a... No, sempre tema di arbitri. In questa categoria tanti, anche i nostri ospiti, si lamentano che non c'è dialogo, è difficile parlare. Vero. Tu come la vedi? Vero. Sei d'accordo o non sei d'accordo? Ce ne sono molti permalosissimi proprio. Non puoi fare un discorso perché ti mandano via, rischi la munizione, non puoi ragionarci. Se non sbaglio, c'è sulla provincia uno sfogo del mister del Crema, a quanto riguarda Lucchetti, che dice: le terne arbitrali devono darsi una regolata, certe decisioni lasciano perplessi, come le due munizioni che sono costate poi l'espulsione all'era. Sì, anche oggi, anche mister Tassi del San Colombano, ad esempio, era arrabbiato della partita di Desio perché dice che non è stato tutelato il suo giocatore Tolomeo. Questa era un'altra critica che c'è stata. In Serie D cambia qualcosa? No, uguale, stessa roba, fenomeni uguali. Però la giusta. Lì parte, secondo me, dai vertici. Perché, tra l'altro, noi abbiamo mai trattato questo discorso. C'è un forum in internet, si chiama arbitri.com, dove gli arbitri danno sfogo anche alle loro sentimenti, eccetera, eccetera. E diversi arbitri sono stati, che hanno criticato i vertici dell'AIA, hanno avuto grossi problemi, Noi avremmo grossi problemi se non andiamo in pubblicità, per cui chiudiamo qui questa terza parte e poi torniamo per l'ultima parte di Parliamo di Calcio. Eccoci qui, torniamo sul Girone C di Eccellenza. Che effetto ti fa, Marco, vedere l'Orsa Cortefranca, che è la tua ex squadra, lì all'ultimo posto in classifica? Mi stupisce molto perché la squadra, cioè, è una buona squadra. Manca qualcosa in mezzo, forse, ma cioè, davanti c'è Garrone, c'è Bojanić, dietro Poma, Mandelli. Nel senso, non riesco a spiegarmi come mai siano in fondo. Un po' di sfortuna, tutto quello che vuoi, però la sorpresa, diciamo. Potrebbe, sì, secondo me, si tirano su, sì. Di quelle che avete incontrato lì davanti, invece, fra Scanzo Pedrengo, Ciliberti, Grumellese, quella che ti ha impressionato di più qual è? Quella che mi ha impressionato di più? Vabbè, la Grumellese, anche se noi l'abbiamo incontrata, che non era ancora rodata, era ancora all'inizio. Era meglio incontrarla all'inizio. Sì, sì, siamo stati fortunati a incontrarla subito, che non erano ancora a posto, sia fisicamente che mentalmente. Senti, ma voi invece in cosa dovete crescere? Secondo te dov'è che magari il mister vi chiede il salto di qualità? No, a noi ci manca l'ultimo passaggio e che facciano gol gli attaccanti. Ieri si sono sbloccati, perché se no c'era il 92, ha fatto 6 gol, ne ho fatti 5 io, però da centrocampista, e i due attaccanti vecchi che abbiamo ne ho fatti 3, uno e l'altro uno solo. E quindi ci manca il gol dell'attaccante fondamentalmente. Poi per il resto ci siamo. Anche perché comunque mi sembra che il suo più in eccellenza che in Serie D puntino tutti sul reparto d'attacco. Anche negli altri giorni, bisogna vedere Gianna, Cavenago e quant'altro, hanno tutti puntato. Ti posso chiedere il momento di Bosetti, un giocatore che mi ricordo anche alla Colognese. Bosetti c'ha tante esperienze lì in mezzo al campo, cioè lui fa gioco lì. Cioè già sempre la palla a lui appena possiamo, perché con l'esperienza che ha colpito che ha, è lui che ci guida, risolve le situazioni. Sì. Andiamo a vedere invece il girone B adesso di Eccellenza, dove la lotta continua tra la Giana, che ieri ha ripigliato vantaggio approfittando di una pareggite che ha colpito tutto il girone, ma soprattutto le sue dirette inseguitrici, perché San Colombano, Cavenago, Mariano, Cesarano e Base hanno pareggiato. La Giana invece è andata a vincere 1-0 sul campo di Treviglio, infliggendo alla Trevigliese la prima sconfitta casalinga di questa stagione. Sono arrivati il 16° e il 17° gol di Loprieno del Cavenago, ma non sono bastati per portare a casa la posta intera, perché il Cavenago ha pareggiato con l'Ardor Lazzate 2-2. C'è stato il quinto risultato utile consecutivo del Cesarano, che ha pareggiato a Mariano 1-1. Il pareggio è arrivato al 48° del secondo tempo
opera di Ghisalberti, e poi il Desio che ha fermato il San Colombano. Dopo aver fermato la Giana 7 giorni fa, si è ripetuto, non ha fatto sconti a nessuno e ha fermato anche il San Colombano. C'è stata poi la vittoria dell'Arcellasco sul campo della Visnova, il 5-1 della Rivoltana, che si sta veramente avvicinando a grandi passi alla zona playoff, e l'1-0 del Sondrio sul campo del Cantù, e l'1-1 fra Base 96 e Crema. Quindi classifica in testa la Giana con 30 punti, che ha riallungato sui 25 di San Colombano e Cavenago, 22 per Mariano e Cisarano, 19 a Base, 18 Rivoltana, 17 per Desio e Arcellasco, Trevigliese Sondrio a 16, Valle Brembana e Crema a 15, Ardor Lazzate a 12, Zanconti a 9, Milano, Real Milano a 6, Visnova a 4 e Cantù che chiude con 2 punti. Io non mi ricordo cosa ho messo in scaletta, assolutamente sì, adesso vedo, grazie Daniele. Mariano Cisarano era lo scontro fra quarte, che avrebbero potuto rallentarsi come hanno fatto, pareggiando 1-1 oppure lanciarsi all'inseguimento. Vediamo cosa è successo, ringraziando WeMatch e Fabrizio Togliati. Primo tempo assolutamente avaro di emozioni, se si eccettuano nei minuti finali le opportunità capitate ai padroni di casa. Qui è Corno che vede la sua conclusione ribattuta da Carrara in uscita, anche un problema fisico per lui. Si riprende l'attaccante ex Manara e va anche al tentativo di rovesciata sul cross proveniente da destra. Rosa ha il traversone, c'è anche Tripodi che poi lascia sfilare il pallone. Finale quindi del primo tempo, dopo 3 minuti di recupero, in archivio lo 0-0 per quanto riguarda dunque la prima frazione. Secondo tempo sicuramente più vivace a partire dal secondo minuto, quando sulla tre quarti nasce la possibilità per Sala, il cui sinistro viene clamorosamente è bloccato dalla Pozzanghera vicina alla porta di Carrara. Insomma, terreno sicuramente molto pesante, non se ne dà per inteso Corno che sforna il gol del vantaggio, davvero una bellissima realizzazione per il suo 10° centro in campionato, il sinistro anche deviato da un difensore che fa secco Carrara. Ancora al 22° la chance per il capitano delle Mariano, la sua punizione viene deviata in angolo da Carrara. Alla mezz'ora nuova scorribanda offensiva per Corno, passaggio poi laterale per Boni, il tentativo di cross riuscito con la rovesciata cercata da Piazza, e poi Piras, il suo tiro è debole, controllato da Carrara, sul cui rilancio poi si inizia una nuova azione, questa volta di marca rosso-blu. Prima opportunità veramente importante questa per i bergamaschi, con Ghisalberti che apparecchia per la testa di Ferrari. La parata molto positiva è del portiere Castoldi. 35° sul calcio di punizione battuto da Corno, la deviazione corta da parte della difesa del Cisarano, e poi la conclusione dell'ex prosesto Piras, il cui mancino però va alto sopra la traversa. Azione del Mariano nel finale, Boni che supera Mappelli, il traversone basso e di Rosa, ci prova Corno con la girata, il tiro è alto. E nel finale la beffa per il Mariano con la punizione di Alaoui, Mischia, il tocco di Nava e poi quello risolutore di Ghisalberti che va a segnare il suo 6° gol personale, l'1-1 dei bergamaschi, proprio sul triplice fischio del direttore di gara. Proprio sul triplice fischio, come un sacco di gol in eccellenza e soprattutto in questo girone, con e anche nel girone A, poi vedremo con l'arbitro, tanto per cambiare sotto sotto accuse nella gara di Inveruno, con i due gol arrivati nel recupero e con il fischio finale arrivato prima di quello che doveva essere. Ma noi continuiamo a parlare di Mariano Cisarano, andiamo a sentire Sandro Barbieri, il mister del Mariano. È stata una brutta partita secondo me, giocata con molto timore da tutte e due le squadre il primo tempo, infatti non c'è stato un tiro in porta né da una parte né dall'altra. Il secondo tempo è stato, come al solito, si allargano un po' le maglie, è stato un po' più combattuto. Noi abbiamo avuto la fortuna di andare in vantaggio su una deviazione, su un tiro di Corno, poi abbiamo concesso un solo colpo di testa a Ferrari in tutta la partita e poi dopo al 93° la nostra ingenuità, la palla purtroppo si è fermata nella pozza e abbiamo fatto un fallo stupidissimo che all'ultimo secondo della partita ci sono costati 3 punti pesantissimi che secondo me potevano cambiare gli obiettivi della nostra stagione. Addirittura,
Daniele, tu vedi la cosa così compromessa per questi due punti? No, perché la distanza non c'è. Certo, ovviamente il mister alludeva al pareggio della Cavenago da San Colombano, avrebbe potuto ridurre le distanze, non penso proprio se i due punti sono decisivi. Effettivamente sì, però ci sono solo... Vabbè, dalla vetta ne hanno 8, però sì. Dalle due che seguono sono pochi. No, io capisco adesso onestamente il rammarico di aver preso il gol all'ultimo minuto sulla pozzanghera. Naturalmente lo stato d'animo è diverso quello di Giovanni Cefis, perché lui invece il pareggio l'ha agguantato al 90esimo. Andiamo a sentire anche lui al microfono di Fabrizio Togliatti. Nel primo tempo penso che siano stati 30-35 minuti a metà campo del Mariano, quindi anche se magari non abbiamo concluso in modo pericolosissimo, però credo che il pareggio dopo la fine sarebbe stato giustissimo, perché la sconfitta sicuramente sarebbe stata immeritata. Chiaro, loro brucia sicuramente che l'ultimo secondo prende il gol, normale, però penso che nell'arco di 90 minuti avessimo meritato sicuramente un risultato positivo. Dispiace che forse abbiamo giocato su un campo per tutte e due le squadre penalizzante, perché è sicuramente anche il gol stesso subito dal Mariano e la palla si è fermata in una pozza d'acqua, quindi è andata bene a noi, è andata male a loro, però credo che due squadre così meriterebbero un campo migliore. Sì, sì, noi abbiamo incontrato la Giana, abbiamo pareggiato, ci hanno fatto gol al 93esimo, in casa loro vincevamo 2-1, e per cui noi ce l'abbiamo messa tutta, quindi adesso vincono anche le partite difficili in 1-0, quindi è una squadra che adesso sta meritando sicuramente il primato, però noi non dobbiamo mollare, dobbiamo crederci come ci deve crederci il Mariano, perché credo che è un campionato molto equilibrato, quindi è chiaro che se tra scontri diretti noi pareggiamo e loro vincono possono prendere un vantaggio importante, però noi ci crediamo, giochiamo partita per partita e vediamo di recuperare più punti possibile. Il problema dei campi adesso arriverà, è arrivata l'acqua per ora, poi arriverà la neve, anche se loro hanno il vantaggio della pausa più lunga, per modo di dire, perché l'anno scorso poi alla fine non ha nevicato fino a gennaio, quando avete ripreso a giocare ha nevicato. Come la vedi? Ma già ieri si è visto un po' di difficoltà per voi, i campi. Con voi con le quattro trentine? Sì, sì, con tutte tra l'altro, a parte col Trento che abbiamo giocato in casa. Però vabbè, finora sinceramente non mi lamento, abbiamo incontrato, a parte quello della Castellana, degli ottimi campi. Il campo del Mariano è effettivamente in condizioni non particolarmente buone. L'anno scorso hanno giocato alcune gare, sì, di campionato su altri campi. Treviglio invece sembra reggere benissimo il campo. Bobo, com'era il campo a Treviglio ieri? Il campo a Treviglio era fantastico. Con tutta l'acqua che è venuta giù in queste zone, dico, era veramente un bel campo. Cioè, pensare a questo campo l'anno scorso con quell'acqua e vederlo invece in queste condizioni quest'anno, veramente hanno fatto un miracolo. Ieri non giocavano. Se era quello dell'anno scorso, proprio Federica, non giocavano, perché l'anno scorso era impossibile giocare anche quando veniva giù 20 minuti di acqua. Senti, invece, posso fargli una domanda a Bobo? Dimmi tutto. Dal giro. Ieri hai visto quello che secondo me è il miglior giocatore dell'eccellenza, Spiranelli, della Giana. Sei d'accordo? Lui è la chiave dei successi della Giana? Hai visto una bella squadra in generale? Guarda Daniele, devo darti ragione su questo nome, perché ti contestavo un po', perché l'anno scorso giocava in promozione, però vedendolo dal vivo ti dirò che ieri mi ha lasciato veramente delle impressioni fantastiche. Fate i complimenti fra di voi. Sì, sì. È un giocatore che secondo me, se dimostra ancora qualcosa di più quest'anno, prossimo anno potrebbe fare anche la Serie D senza, dico, problemi. La Giana com'è stata? Come lei, visto che avete visto il Cavenago 7 giorni fa, giusto? Avete visto la Giana ieri con un pronostico per il prossimo turno? Guarda Federica, ti dico una cosa, lo sto dicendo anche dove io lavoro. Se domenica volete vedere due belle squadre che giocano del gran bel calcio, con dei bei giovani e con del bel attacco da entrambe le parti, delle buone difese, venite a Gorgonzola, perché non rimarrete delusi. Ho visto dei giovani. Questo è uno spot. Sì, sì. Non è Gorgonzola, pare che l'abbia pagato. Alla percentuale. No. Guarda, ho visto sia da una parte che dall'altra dei giovani veramente interessanti, cose che in eccellenza ne ho visti ben pochi in questi primi periodi del campionato. Noi immagini del gol non ne abbiamo, qualche immagine della partita, ma stanno migliorando alla grande i nostri ragazzi. Grazie. Per cui vi proponiamo le interviste realizzate da Stefano Brusone e da Bobo Santi, e partiamo da Cesare il mister della Giana. Mister, dopo la vittoria arrivano anche i finali degli altri campi, oggi hanno giocato veramente per voi. Sì, stando ai risultati delle due più dirette inseguitrici, che sono San Colombano e Cavenago, i due pareggi, abbiamo ripristinato la classifica
che c'era fino a domenica scorsa, dove noi abbiamo pareggiato e invece le altre due hanno vinto, quindi abbiamo rimesso a posto la classifica in questo senso, però è talmente presto che non parlerei neanche tanto di classifica, mi interessa un po' di più che una squadra su un campo difficile contro una squadra ben messa in campo e molto tosta ha reagito prima. Mi interessava questo, alla reazione, a un pareggio di domenica scorsa che siamo un po' abituati a vincere e quando arriva un pareggio diventa un po' di fragilità, si è riscontrata anche in questa settimana d'allenamento. E quindi invece oggi è stata secondo me una bella risposta, quello è la cosa a mio modo di vedere che conta di più, più che la classifica attuale che comunque fa piacere, ma credo che la Giana possa lottare per i vertici sicuramente quest'anno, perché o succede qualcosa, o saltiamo, non lo so, gli equilibri, non lo so cosa possa succedere, però con giocatori come Marotta, come Recino, come Biraghi, che oggi non c'era, come questi ragazzi qua, anche difensori giovani, quasi tutti giovani, bravi, ok, non so cosa possa succedere perché da adesso in avanti si perda sempre. Avevo una domanda, se posso, da fare a Bobo. Se non lo disturbo. Bobo, ma cos'era quella musichetta che si sentiva sotto mentre andava le immagini? È un'amica tua che mi stava chiamando. ho detto che stanno migliorando. Non che stati sono bravissimi, perfetti, fanno bravissimi. Le interviste col cellulare in tasca che suona. Purtroppo c'era l'amica di Daniela che insisteva. Di Daniela. Daniela. Okay. Daniela. Allora, passiamo da Cesare a Lucio Stacchetti, che naturalmente per questa prima sconfitta casalinga non poteva essere soddisfatto, anche se fa i complimenti ai suoi avversari. Purtroppo è il primo errore che abbiamo fatto, perso palla a metà campo, sono andati su questo Marotta qui, ha fatto un gran gol. E sì, noi abbiamo tenuto bene, però secondo me Giana è molto più squadra, molto più quadrata, anche i ricambi molto, molto importanti, ho visto che c'è una rosa grandissima e penso proprio che sia una squadra di quelle affrontate fino adesso sicuramente la migliore. Purtroppo ci hanno castigato proprio sul primo errore che abbiamo fatto, però quando ti castigano sul primo errore vuol dire che c'hanno anche i giocatori che la possono fare questa differenza. E fra i giocatori che fanno la differenza nella Giana c'è sicuramente il suo capitano Andrea Chiappella, sentiamo anche la sua intervista. Andrea, dicevo il tuo mister, arrivati negli altri finali, oggi 1-0 qua a Treviglio, dietro rallentano tutte, oggi avete addirittura 5 punti sulla seconda. Un po' prestino per guardare la classifica adesso, domenica scorsa abbiamo fatto un passo falso, ci hanno raggiunto, hanno accorciato, questa domenica è andata così, però non ci pensiamo, noi pensiamo sempre a entrare in campo, dare il meglio e provare a portare a casa sempre i 3 punti, ecco, questa è un po' la mentalità. Certo, davanti veramente il vostro attacco, niente da dire, oggi avete avuto anche tante occasioni, due, tre. Occasionissime addirittura che pareva che la palla entrasse poi. E invece non l'abbiamo sfruttata, è un periodo un po' così, creiamo tanto e raccogliamo meno del dovuto secondo me, però la squadra è l'importante che lotta sempre, 11 giocatori sempre dietro la linea della palla, 11 giocatori che si danno da fare, si crea e si difende tutti insieme. Questo è importante per un gruppo che è molto affiatato e vuole fare bene. Ecco. Abbiamo già parlato dei movimenti di mercato di questo girone, del possibile arrivi da Sant'Angelo in casa Cavenago, ma Giulio, tu hai qualche aggiornamento per le bergamasche? Sì, quantomeno Ciserano, c'è un contatto concreto con Arrigoni della Grumellese, dove sta trovando poco spazio, ex Villa d'Almè, e quindi potrebbe andare a buon fine questa è una novità di mercato per il Ciserano. San Colombano, non so se Daniele sa qualcosa. San Colombano gira voce che potrebbe valutare con attenzione un movimento in attacco. Allora, noi chiudiamo col girone A, di solito abbiamo molte immagini anche qui, ma questa volta, questa sera non le abbiamo, però andiamo a vedere i risultati. La Sorbia Sommese non ha trovato grossi intoppi, è andata a vincere sul campo di un Atletico CVS che comunque ha venduto cara la pelle. Arbitro sotto accusa, come dicevamo, invece di Inveruno, dove nei 7 minuti di recupero sono arrivati 2 gol dell'Inveruno che hanno sancito prima il pareggio e poi la vittoria della squadra milanese. Fenegrò è finita 2-3 appunto. Poi ci sono state le doppiette di Fiumicelli della Vergiatese, di Albizzati della Sorbia Sommese. 8 gol a tempo scaduto in questo girone. Anche l'Oltre Po ha segnato in zona Cesarini e ha portato a casa questa vittoria con la Magenta per 2-1. Sestese che invece è stata fermata all'Unione Villa Cassano sull'1-1 e Provi Giovano Suardese che invece ha infilato questo 4-0 in casa. E Daniele, tu mi dicevi da statistica la Provi Giovano Suardese, la squadra che in assoluto ha il miglior rendimento casalingo. Sì, faccio supplente di Stefano, quindi ho fatto
due conti statistici, 6 vittorie su 6, è l'unica squadra dell'eccellenza. Molto bene anche il Cesarano, vedremo il prossimo turno, 5 su 5. La curiosità, ragazzi, la proveggevano su Ardese, è che è costretta a rinunciare ai suoi attaccanti, Bilardo, che rientra da gennaio, e Mariani. Eppure Diego Della Giovanna fa giocare bene i giovani, regge e segna ieri di goleada. Di contro il Vigevano ha un po' rallentato il passo, anche qui tante notizie anche a livello di società, sono arrivati due giocatori, ne arriverà un altro. Vigevano al momento in zona playoff, certo, diciamo che se guardiamo la classifica qui è veramente molto meno combattuto il girone rispetto agli altri due che abbiamo visto, il BLC, perché la Solbia Sommese da 10 punti, sì, alla quarta, cioè al Vigevano, sì, Roncalli e Bustelli. Tra l'altro Roncalli, diciamo che sta facendo bene, seconda vittoria consecutiva, vince in casa, e la Bustese, che comunque è già una buona squadra, ma anche questa sul mercato vorrebbe intervenire. Da segnalare anche la vittoria dell'Oltre Po, che sta tornando nella zona buona della classifica, e appunto diciamo il CVS che ha venduto cara la pelle nonostante alcune squalifiche, ha avuto l'opportunità, una traversa nel finale, comunque ha subito due gol nel secondo tempo contro la Solbia Somma, che è una squadra veramente completa, veramente forte. Io ricordo che per quel che riguarda l'eccellenza ci saranno anche le semifinali di Coppa Italia mercoledì, che vedranno di fronte Cesarano e Folzano da una parte e Sestese e Inveruno dall'altra. Adesso vado a vedere se gioca in casa la Sestese, sì, Sestese e Inveruno dall'altra. Belle partite queste. Assolutamente sì. Ci fai un pronostico, Marco, visto che comunque il Folzano lo conoscete. Cesarano Folzano, come la vedi? Semifinali di Coppa Italia. Pareggio. 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 E poi quindi la decidiamo ai rigori? Sì, no. Finisce ai rigori, sì. Ancora, sì. Se ne sono decise tantissime. Ah, è andata a ritorno, mi dice Daniele. Invece voi ne avete decise tantissime, cioè voi, in Serie D, in Coppa Italia se ne sono decise tantissime ai rigori quest'anno, sì? Perché era partita secca e poi voi no. Noi voi siete usciti secchi così, vi siete tolti l'impiccio subito. No, volevo chiedere al volo a Chiara, visto che ha la maglia, un pronostico il Cesarano cosa farà? Vince, perde, pareggia. Vince, vai, vengo a prendere. Non so se i messaggi strani, però. Okay. Messaggio per Sorti: ti aspettiamo lo scherzo per lei. Questo è Lorenzo, questo. Ok. In bocca al lupo Manuele Sorti, a Matteo Bonati, a Marco Slanzi, alla Palazzolo per i rispettivi campionati. Io dico a Stefano che dopo la squalifica di questa sera può tornare lunedì prossimo, 20:45, per la puntata di Parliamo di Calcio. Grazie Daniele, ciao, grazie Giulio, grazie buonasera, Clara, grazie Bobo. E appuntamento alla prossima puntata di Parliamo di Calcio, lunedì alle 20:45 su Videostar. Arrivederci. Un televisore, perle di sudore, siamo qui. E ti sembra strano?